Oggi i carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, nel corso delle indagini preliminari, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Nisseno, richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Nissena nei confronti di Alba Rosario Davide e Nugara Francesco. Alba è indagato per i reati di tentata estorsione, atti persecutori, incendio, danneggiamento, seguito da incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso. I reati in questione sarebbero stati commessi nei confronti di un avvocato del Foro Nisseno. Nugara è indagato per il reato di incendio sempre ai danni dello stesso avvocato. L'indagine iniziò dalla denuncia della vittima che nel corso degli ultimi 3 anni subì più volte e ripetutamente atti intimidatori e incendiari, la prima nel novembre 2018 con il danneggiamento e l'incendio dell'auto e poi stessi eventi nel gennaio 2019 e nel gennaio 2020, un ulteriore incendio all'interno dell'abitazione in campagna dell'avvocato che coinvolse 2 auto in uso anche al nucleo familiare e parte dell'abitazione. E infine nel luglio 2021, dove di notte furono esplosi 6 colpi d'arma da fuoco verso l'abitazione dove all'interno si trovavano le vittime. I presunti esecutori materiali dei 2 dei 3 incendi oggetto dell'ordinanza già in precedenza furono tratti in arresto. Il GIP ha poi ritenuto gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Alba Rosario Davide, considerato il mandante degli atti intimidatori, della tentata estorsione e degli atti persecutori, perché i reati sarebbero stati commessi sia per conseguire un profitto illecito, sia per arrecare molestia all'avvocato che dopo i fatti del 7 luglio 2021 ha ricevuto una misura di protezione per tutelare la propria incolumità fisica. Inoltre, il GIP ha ritenuto per Alba sussistente l'aggravante del metodo mafioso, vista l'attenta pianificazione dei fatti e il coinvolgimento di più persone e l'uso di armi. Invece, a Nugara sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza come ulteriore mandante indicato da Alba dell'incendio del gennaio 2020 all'interno dell'abitazione dell'avvocato.